Buona giornata a tutti i radioascoltatori. Qui è Claudio Simeoni che vi parla da Radio Gamma 5 FM 94. La trasmissione è magia, stregoneria e paganesimo, che come tutti i giovedì va in onda a quest'ora fino alle ore 16:30, anche se sembra che oggi, per l'assenza di un nostro collega, andremo avanti qualcosina di più, per cui non saremo costretti a tagliare le telefonate come a volte siamo costretti a fare. Come sapete, noi continuiamo la traccia della conferenza tenuta a Marghera il 7 settembre 1996 sull'esposizione dei concetti di magia, stregoneria e paganesimo. Seguendo quella traccia abbiamo notato che molte persone che si mettono in contatto o che sentono la trasmissione per la prima volta o da 2 volte, tendono a portare avanti dei loro pensieri, come che giustamente hanno, dei loro bisogni. E purtroppo, siccome le cose da dire sono tantissime, noi ci vediamo costretti sempre a cercare di limitare il discorso, perché altrimenti andiamo a riproporre delle trasmissioni che abbiamo già fatto. I discorsi che già abbiamo fatto non è che non li faremo più, continueremo a farli ancora, però bisogna dare spazio a tutto l'arco dei discorsi che facciamo. Io sono Claudio Simeoni di Marghera e con me in regia c'è anche Francesco, che non l'ho presentato, ma è Salve a sempre tutti. qui pronto ad aiutare, anzi, a essere protagonista veramente. E niente, dunque, oggi siamo arrivati alla settima parte del capitolo della conferenza di Marghera, e la settima parte verte su alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria. Questa prima parte l'abbiamo divisa in 3 parti proprio per dar modo di approfondirla un po' di più. Sulla prima parte parleremo dei missionari. Così alcuni radioascoltatori che mi hanno sentito parlare male dei missionari, anzi direi anche con assoluto disprezzo, sapranno perché ne parlo male e perché ho il disprezzo nei loro confronti. La seconda parte invece verterà su questioni generali dei comportamenti delle chiese cristiane in relazione ai concetti pagani. E la terza parte invece sarà l'analisi della magia nera. E per analizzare la magia nera portata avanti dai cristiani parleremo dei loro peccati capitali. Allora, oggi parleremo dei pagani, dei missionari cristiani, dal punto di vista dei pagani. E per far questo dobbiamo andare a trovarci un po' di esempi che abbracciano 1600 anni circa di storia, perché non possiamo dire questo missionario o l'altro missionario. Dobbiamo vedere come in effetti ci sia un filo nero conduttore di tutti i comportamenti. E il primo che noi trattiamo adesso è come Bonifacio raccontava di convertire i pagani. Scusate un attimo, eccolo qua. Mentre già molti abitanti dell'Asia, assoggettati alla fede cattolica e confermati dalla grazia dello Spirito dalle 7 forme, Isaia, avevano accolto l'imposizione della mano e altri, non ancora confortati nell'animo, rifiutavano di partecipare integralmente ai documenti dell'intemerata fede, altri ancora sacrificavano, nascostamente o apertamente, agli alberi e alle fonti, altri invece praticavano nascostamente o apertamente aruspici o divinazioni, inganni e incantesimi. Auguri e aruspici erano intenti ai diversi riti sacrificali. Invece altri, in possesso di una mente più sana, abbandonata a ogni profanazione pagana, non commettevano alcune di queste cose. Con il parere e il consiglio di questi, Bonifacio tentò di abbattere una quercia di mirabile grandezza, bellezza dico io, che con antica parola dei pagani era chiamata la quercia Lobe, in una località chiamata Gesmar. Erano con lui servi di Dio. E mentre confortato dalla costanza della mente abbatteva questa quercia, alla presenza di una grande quantità di pagani che diligentemente maledicevano fra di loro il nemico dei loro dei, perché non lo avevano ammazzato poi, non ho capito, anche se dopo lo ammazzeranno Bonifacio. Ecco che non appena l'albero fu tagliato, appena un po', subito l'immensa mole della quercia scossa dall'alto,
da un vento divino, con la cima spezzata e quasi con l'aiuto di una volontà superiore, precipitò e si spezzò in quattro parti, e da quella grande mole apparvero quattro tronchi di uguale grandezza, senza che vi fosse bisogno di alcun lavoro da parte dei fratelli presenti. Bene, come vuole distruggere il paganesimo Bonifacio? Abbattendo gli alberi, uccidendo le querce, uccidendo tanto per uccidere. Uccidendo, lui dice, io vi dimostro che là non c'è il potere. Dimostro che quella quercia con cui voi vi rapportate, con cui voi vi integrate, non vale niente. Io potrei fare la stessa cosa di tutte le statue cristiane, però non lo faccio per rispetto di chi ha quella fede. Però in realtà Bonifacio non convertiva assolutamente in questo modo. Vediamo come avveniva la conversione dei pagani sassoni. Nella stessa epoca c'è Carlo Magno, qualche anno prima, qualche anno dopo. E Carlo Magno decreta il capitolato sassone. Col capitolato sassone egli converte i sassoni. Vediamo cosa dice questo capitolato. Il capitolato sassone è un insieme di leggi alle quali i sassoni dovevano sottoporsi. Prima di tutto, tanto per dare un esempio, Carlo Magno ne fa fuori 4.500 prigionieri. Li fa ammazzare così tanto sono pagani e imparano a convertirsi. Dopo aver ammazzato 4.500 prigionieri, emana questo editto. Se qualcuno sarà entrato in chiesa con la violenza e ne avrà rapinto qualcosa con la forza o col furto, o avrà dato fuoco alla chiesa stessa, costui sia condannato a morte. Se qualcuno avrà trascurato il santo digiuno quaresimale per disprezzo della religione cristiana e avrà mangiato carne, costui sia condannato a morte. E tuttavia il sacerdote consideri se per caso non gli sia avvenuto di mangiare carne per cause di forza maggiore. 6. Se qualcuno ingannato dal diavolo avrà creduto, secondo l'uso pagano, che un uomo o una donna sia una strega e mangi gli uomini e a causa di questo l'abbia bruciata o abbia dato ad altri da mangiare le sue carni o egli stesso ne abbia mangiato, sia condannato alla pena capitale. Se qualcuno avrà consumato nella fiamma il corpo di un defunto, secondo il rito pagano, e avrà ridotto in cenere le sue ossa, sia condannato a morte. 8. Se qualcuno di stirpe sassone, non battezzato, ricordiamo per favore che blocchiamo sempre le telefonate per la prima mezz'ora circa. Se qualcuno di stirpe sassone, non battezzato, avrà voluto nascondersi fra i suoi simili e avrà rifiutato di venire a ricevere il battesimo, preferendo rimanere pagano, sia condannato a morte. Se qualcuno avrà fatto sacrifici umani al diavolo e ai demoni, secondo il costume dei pagani, sia condannato a morte. Se qualcuno cospirerà con i pagani contro i cristiani e con costoro vorrà continuare a mantenersi ostile ai cristiani, sia condannato a morte, allo stesso modo chiunque si sarà reso complice di macchinazioni contro il re o il popolo cristiano, sia condannato a morte. Se qualcuno, dopo aver commesso nascostamente queste colpe mortali, avrà cercato spontaneamente rifugio presso un sacerdote, in pratica si sia pentito, e sia diventato complice, e dopo essersi confessato avrà voluto fare penitenza su testimonianza del sacerdote, costui avrà salvo la vita. Similmente, secondo i precetti divini, è condannato a morte chiunque fa sacrifici alle fonti, agli alberi, al circostante. Questo è il capitolato sassone. In questo modo i sassoni sono stati convertiti al cattolicesimo, non col trucchi di San Bonifacio, il quale deve solo vergognarsi di aver abbattuto la quercia. E vediamo come l'azione dei missionari continui nella storia. Questi avvenimenti avvengono fra il 700 e l'800, fra l'800 e il 900 avanti Cristo, no, fra il 750 e l'850 avanti Cristo. Però questo modo di fare dei cristiani lo ritroviamo come una costante. E vediamo un po' cosa succede nel Rio Negro. Sì, beh, ricordiamo sempre che verso le 15.30 faremo passare le telefonate. Chi vorrà intervenire, il numero è 049 700 700. Oggi, perché mancherà Mario, tireremo avanti un po' di più la trasmissione, perciò sarà più spazio per i dibattiti, per gli interventi degli ascoltatori. Comunque, Claudio può proseguire. Grazie, grazie dell'appoggio. Nella regione del Rio Negro, e qui siamo
attorno al 1883, anzi nel 1883. I missionari che nel secolo scorso intrapresero l'opera di conversione, a proposito, lo sto leggendo da A cura di Puec, la storia delle universali delle religioni, le religioni nell'età del colonialismo e del neocolonialismo, edizioni Einaudi, scusate, Universale la terza, per cui chiunque si può informare e leggerselo se pensa che io stia mentendo. I missionari che nel secolo scorso intrapresero l'opera di conversione degli indiani, scusate se vado veloce, ma è abbastanza lungo. Gli indiani del Rio Negro, una zona posta a nord-ovest dell'Amazzonia, adottarono verso i costumi tribali un atteggiamento di intransigenza, talvolta imprudente. Essi combatterono quei riti che sembravano loro incompatibili con la religione cristiana. Intervennero nel sistema di matrimonio, proibirono le feste, le cerimonie funebri tradizionali e punirono severamente quanti contravvenirono ai loro ordini. La religione di Yurupari venne combattuta implacabilmente e ne furono perseguitate le cerimonie, celebrate con largo impiego di trombette e di maschere sacre, la cui vista costituiva un tabù per le donne e i giovani non iniziati. Una simile politica di conversione era per forza destinata a suscitare un conflitto fra i missionari ed i catecumeni, un conflitto che avrebbe favorito l'esplosione di tendenze messianiche. L'atteggiamento dei profeti, rivali politici e religiosi dei sacerdoti, risulta comunque ancora una volta ambivalente. Nonostante le loro predicazioni contro i missionari, essi assimilarono, anche se superficialmente, una parte degli insegnamenti di questi ultimi. Un unico moto insurrezionale, rivolto non contro i bianchi, ma contro i missionari, assunse gravi proporzioni, senza però che si possa definirlo come messianico. Infatti era pagano, contro l'opinione espressa da alcuni. Nel 1883 un francescano illuminato Coppi decise di dare l'assalto a Satana, radunò i bambini della missione e mostrò loro la Macacarahua, una maschera sacra la cui vista è permessa soltanto agli adulti iniziati. L'oltraggio terrorizzò i bambini e provocò l'indignazione generale degli indiani. Il giorno successivo il padre inasprì ulteriormente la situazione, esponendo di fronte a tutti l'infame simulacro. Tale fu la collera degli indiani che dovette disperderli a colpi di fucile, ma il suo zelo apostolico non era ancora soddisfatto, per cui fece appello a Fra Cagnone per realizzare un progetto che aveva in mente. Terminata la messa, quest'ultimo avrebbe dovuto esibire la maschera Macacarahua all'interno della chiesa, mentre lui, appostato vicino alla porta, avrebbe impedito ai fedeli di scappare. Quando il francescano impugnò la maschera di Yurupari, si sfiorò il disastro. Il sacrilegio venne accolto con un tumulto e i frati furono mezzo massacrati. Fra Cagnone riuscì a scamparla grazie a una croce di bronzo di cui si servì come mazza per tenere lontani gli assalitori. A questo servono le croci ai cristiani. Riusciti a sfuggire alla morte, i due missionari lasciarono la missione, senza altri indugi, mentre il villaggio era dilaniato da un terribile dilemma. La religione Yurupari prescriveva infatti che venisse avvelenata qualunque donna avesse visto l'oggetto sacro, e ovviamente era impossibile sacrificare tutta la parte femminile della tribù. I pagè, i sacerdoti pagani, decisero quindi di imporre un digiuno generale di un mese, onde placare la collera del Grande Spirito. Ma Yurupari, tramite visioni, fece sapere che tutte le donne sarebbero andate all'inferno per punizione per il loro involontario crimine. In questo modo i cristiani diffondevano il cristianesimo nell'America Latina. E anche questo è il loro sistema, ed è la loro pulsione di morte. Ricordo che sono stati trovati ultimamente alcuni scritti di indiani Incas e sono stati decifrati. Da cui si è dedotto che il decotto col quale Pizarro ha avvelenato Atahualpa per evangelizzare e distruggere gli Incas fu preparato da un missionario domenicano. La notizia è di fonte televisiva, venne data nel telegiornale dell'11-7 del 96, in seguito alla decifrazione dell'alfabeto Incas formato da nodi e i cui documenti sono stati recuperati nel lago di Titicaca. Per cui questo comportamento è normale per i missionari, cioè i missionari si comportano in questo modo. E è tanto vero che questo sia il comportamento ufficiale della Chiesa che noi possiamo trovare lo stesso comportamento in Wojtyla.
Dal quotidiano La Repubblica del 29 febbraio 1996 leggiamo: nell'udienza in Vaticano Sting evitò aggressione al Papa. Sting dovette trattenere l'amico indio Raoni che voleva aggredire il Papa. Alla fine degli anni Ottanta Sting portò il capo di una tribù amazzonica in Vaticano. Raoni disse a Giovanni Paolo II: il mio Dio dice al tuo che i suoi missionari dovrebbero andarsene dalla terra degli Indios. Il Papa fece per andarsene quando Raoni, che voleva colpirlo, fu fermato da Sting. Praticamente gli ha detto, Paolo II, Wojtyla gli ha detto a Raoni: o tu ti metti in ginocchio o tu vai a quel paese. E non poteva fare in maniera diversa, poteva solo gettargli il massimo disprezzo. Perché a Wojtyla di gettare disprezzo sulle persone glielo ha insegnato il suo Dio, glielo ha insegnato la sua legge sacra. Infatti noi leggiamo, sempre nel nostro bellissimo libretto che abbiamo qui, che i pagani mi odiano ogni volta che lo prendo in mano, Giustamente, tra l'altro. giustamente, però è necessario sapere che i comportamenti dei missionari, dei cristiani in generale, non sono loro che se lo inventano, cioè non sono i cristiani malvagi in sé, ma gli insegnano ad essere malvagi attraverso la loro dottrina. Infatti noi leggiamo da Matteo: e se la casa ne è degna, scenda la vostra pace sopra di essa, ma se non è degna, ritorni la vostra pace a voi. Se qualcuno non vi riceve, questo è Gesù che parla agli apostoli mentre devono andare a predicare, non vi riceve, né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e di Gomorra sarà trattato meno severamente di quella città. Allora, aveva ragione Carlo Magno a massacrare i pagani sassoni. Lui non faceva altro che dare un anticipo di quello che sarebbe stato Sodoma e Gomorra. Aveva ragione quel prete a prendere colpi in testa con la croce agli indiani. Non faceva altro che dare un anticipo a quello che è Sodoma e Gomorra. Ma non è solo in Matteo che noi troviamo questo. La stessa cosa noi la troviamo anche in Marco. E la troviamo quasi pari pari, con una sola differenza: mentre in Matteo Gesù impedisce ai cattolici e ai cristiani di andare a predicare fra i gentili o fra i samaritani, invece Marco, siccome lo fa per predicare ai romani, cancella questa robetta che tanto gli dà troppo fastidio, però mantiene anche lui la dicitura: in qualunque casa entriate, rimanetevi finché non partirete da quel luogo, e se un luogo non vi riceve né vi danno ascolto, partendo di lì, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di essi. Pertanto, cosa dice? Usate con loro il massimo disprezzo. Se siete deboli, scuotete la polvere dai piedi. Se invece siete forti, massacrateli. Questo è l'insegnamento di Gesù. Poi vi spiegherò perché lo chiamo il pazzo di Nazareth, ma penso che i radioascoltatori che ci hanno seguito sanno perfettamente per quale motivo. Ed ora passeremo all'ultimissima parte, l'ultimissima parte che ci dovrà chiarire una cosa: come vengono addestrati i missionari? Cosa gli si insegna nelle scuole missionarie? Adesso parleremo proprio di questo. E sulla Repubblica di questo mese, esattamente il giorno 15 gennaio, è apparso un articoletto di una tale Carmen Tapia, cioè un'intervista a Carmen Tapia, la quale altro non era che una segretaria di Escrivá de Balaguer. Escrivá de Balaguer, che Wojtyla ha appena fatto santo. No, beato. Ah, lo abbia Beh, finito. sono Beato. beato. È ancora aperto il paese, l'anno prossimo farà santo. Sì. È il quale è il fondatore dell'Opus Dei. L'Opus Dei è un'organizzazione terroristica, è la mano del Papa. Ricordiamo che l'Opus Dei è stata elevata a prelatura Personale, vaticana, no, del personale, Papa. per cui Wojtyla è responsabile di tutti i comportamenti dell'Opus Dei. Leggiamo un attimino di questa intervista che è un po' chiarificatrice. Signora Tapì, dice l'intervistatore, lei parla di un clima di manipolazione psicologica. Chi fa la domanda di ammissione viene fatto regredire a uno stadio di infanzia psicologica. Non sa niente, deve comportarsi come un bambino. Deve comportarsi come un bambino che deve imparare tutto. E continuamente lo si ossessiona con l'appellativo al buon spirito, che poi significa evitare ogni atteggiamento di riflessione critica, accettare qualsiasi risposta,
adeguarsi al culto incessante della personalità del fondatore, cioè Escrivá. Chi lo incontrava doveva piegare il ginocchio sinistro e baciargli la mano. C'è un indottrinamento continuo e una pressione sistematica perché uno si consegui e si consegni totalmente ai suoi superiori. Per me e le mie colleghe c'è la confidenza settimanale con la direttrice della casa in cui si parla di tutto, poi i circoli in cui si chiede il permesso di accusarsi delle proprie mancanze, poi la confessione settimanale e quella straordinaria mensile. Dice l'intervistatore, la confessione mi pare una cosa normale, ma ci sono due particolarità. La prima è che viene praticamente impedito di confessarsi con gli altri sacerdoti se non quello espressamente indicato, il che è in contrasto con la libertà di scelta del confessore sancita dal diritto canonico. Persino un altro sacerdote dell'Opus, che non faccia parte degli incaricati, non sarebbe un buon pastore, per usare la loro terminologia. Questo è pesante. La seconda particolarità è che suggeriscono di fare una confessione breve, 2 minuti vengono indicati come misura ideale, a cui segue una chiacchierata con il confessore, sempre nel confessionale, e questa chiacchierata verte sugli argomenti della confessione, ma non è più coperta dal segreto, e in tal modo il confessore può decidere di riferire ai superiori ciò che ritiene opportuno. È vero che Escrivá all'inizio non voleva donne nell'Opus, ricordiamo ai radioascoltatori che noi blocchiamo sempre le telefonate finché non abbiamo finito la presentazione, per cui abbiate un attimo di pazienza, fra qualche minuto avrò finito di esporre i concetti sui missionari dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Abbiate pazienza col telefono. È vero che Escrivá all'inizio non voleva donne nell'Opus, lo ha ammesso lui stesso che non le voleva. Più tardi ci diceva che dovevamo ringraziare la Madonna se potevamo entrare nell'opera. Di fatto c'è una rigidissima separazione fra donne e uomini, maschile. La sezione maschile decide e progetta, quella femminile può solo seguire il fondatore. Escrivá aveva una sorta di paura delle donne, probabilmente era omosessuale, sicuramente. Tutto il sistema è organizzato in modo tale che un appartenente, la cosiddetta numeraria, non può avere un colloquio normale nemmeno con un sacerdote, fuori dalla confessione, il che non impedisce che molte numerarie o sopranumerarie, chi aderisce ma non a titolo pieno, siano spesso pienamente inserite nella vita professionale. L'Opus è famosa per il suo proselitismo. C'è una forte pressione perché ogni numerario faccia proseliti in chi non fa proseliti. Chi non fa proseliti è sterile. Ho sempre avuto l'impressione che più che dedicarsi all'apostolato, l'Opus si occupi di trovare aderenti all'Opus, o magari cooperatori, cioè persone, anche non cattoliche o di altre religioni, però utili all'organizzazione, in termini finanziari, sociali o professionali. D'altronde, anche i preti dell'Opus si sentono impegnati verso l'organizzazione più che verso la Chiesa. Signora Tapia, dice sempre l'intervistatore, lei fu costretta a lasciare l'opera dopo un tempestoso colloquio con Escrivá, in cui il fondatore la chiamò puttana porca, gridando: Io so tutto, anche quella del negro venezuelano. Un documento dell'Opus, accluso al sommario per la causa di beatificazione di Escrivá, l'accusa di aver tentato di pervertire diverse donne e di orrenda depravazione. Beh, questo è un lo sputtanamento è un classico dei cristiani, è la loro arma. Ho una sola risposta. Citi da un solo caso concreto, non lo hanno mai fatto, hanno insinuato senza mai portare una sola testimonianza e non mi pare un segno di carità cristiana. È un sistema dei cristiani questo, sputtanare, sputtanare, sputtanare. Se io sputtano senza nessuna prova, a qualcuno lo sputtanamento entra dentro il cuore. È un vecchio trucco. Per continuare ancora con l'Opus Dei, c'è un altro articoletto, sempre dalla Repubblica del 18 gennaio 1997, magari qualcuno dirà che la Repubblica ce l'hanno con loro, in cui c'è un'organizzazione di genitori di figli plagiati dell'Opus Dei. Noi, come pagani apprendisti stregoni della plagiatura, non ce ne frega niente, cioè noi consideriamo tutte le persone autoresponsabili e ognuno deve gestire se stesso. Però è sintomatico che le accuse che fanno i cristiani con le loro organizzazioni e gli altri di plagiare le persone, di fatto qualcuno gliela faccia loro, no? Cosa dici, I primi sono andati a Francesco? fare loro il plagio, loro sono quelli che fanno il plagio, cioè hanno plagiato tutto e di conseguenza hanno intossicato tutto. Cioè,
Cioè, loro sono stati molto astuti, solo che poi gli alleati peggiori li ributtano sugli altri, ma alla fine quello che loro accusano gli altri sono l'unico modo di essere è loro, A noi è quello. ci hanno accusato di fare sacrifici umani, di Sì, distruggere ma. targhe, di fare le messe nere, ci hanno Sì, ma. accusato di tutto, no? Sì, tante cose ce le Tanto dimentichiamo anche. la calunnia è un venticello, no? Cosa dice questo articoletto sui fini plagiati dell'Opus? La visita in Italia di Maria Carmen Tapia, quella intervista che abbiamo fatto prima, la dissidente dell'Opus, autrice del libro Oltre la soglia, continua a suscitare forti polemiche. A Roma è sorta l'associazione Famiglie Colpite dall'Opus Dei, sull'esempio della rete Odam, che negli USA dà voce a quanti ritengono che un parente sia stato plagiato dall'opera. Presentando l'iniziativa, Franca Castelli, che ha un figlio 27enne, attualmente commissario di polizia di Napoli, ha raccontato che suo figlio è completamente cambiato e come svuotato di ogni rapporto affettivo con la famiglia. Ama solo l'opera e il fondatore Monsignore Scrivà, ha esclamato la Castelli. E così via. Cioè noi non è che diciamo, noi condanniamo il fatto che uno si innamori di Escrivá anziché della moglie, anziché della madre, anziché del padre, noi non è che ce ne frega niente, però sottolineiamo questo fatto proprio perché i cattolici accusano gli altri di plagiare qualcuno o di allontanarlo dalla fede, solo per questo motivo, non che noi ce ne freghi più di tanto. L'ultimo appunto sui missionari. Come organizzazione politica, i È missionari criminale sono soprattutto. un'organizzazione politica È criminale soprattutto. e criminale, però questi di cui citiamo adesso sono meno criminali, sono più sottili, anche se un certo Mario Cicala a me mi dice qualcosa sulle tangenti, però magistrato, però non vorrei spararla un po' troppo grossa. Comunque praticamente con la benedizione del Vaticano sono nati, questo è dal Gazzettino del 24 settembre 1996, ricordo che io ho una buona rassegna stampa anche se non eccezionale, con la benedizione del Vaticano sono nati i missionari della politica, finito il tempo del collateralismo fra la Chiesa e la DC, la Santa Sede ha visto di buon occhio la nascita di un'associazione che vuole far nascere politici per vocazione e non più di professione, che possono cioè agire nella vita civile con lo stesso stile improntato all'insegnamento cristiano, proprio dei sacerdoti, dei frati e delle suore. In pratica è un'organizzazione all'interno della politica che serve contro l'aborto, contro il divorzio, contro la bioetica, E basta contro tutto. pensare agli attentati medici uccisi negli Stati Uniti solo perché praticarono l'aborto, Eh sai? sì, criminali veramente. A 2 anni dalla nascita, il cardinale Eduardo Francisco Pironio, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, ha firmato oggi il decreto di riconoscimento pontificio dell'Associazione Missionaria della Carità Politica. Alla cerimonia in Vaticano erano presenti, oltre al presidente Alfredo Luciani e al consigliere spirituale Monsignor Giuseppe Molinari, arcivescovo di Rieti, alcune personalità che sono state vicino all'ente fino al suo sorgere. Il senatore del CCD, Francesco D'Onofrio, il deputato verde sottosegretario dei lavori pubblici Gianni Mattioli, il presidente della Confartigianato Ivano Spallanzani, il magistrato Mario Cicala. Per la sua finalità l'associazione presieduta da Luciani è del tutto inedita nel panorama dei movimenti cattolici. Il nostro ente, ha spiegato il presidente, non vuole creare dirigenti cristiani da inserire poi nei vari partiti. Vuole invece aiutare a scoprire tra i cristiani coloro che hanno la vocazione per la politica. In pratica stanno costruendo una rete per riuscire a gestire orfanotrofi, per riuscire a gestire case di Beh, cura, basta per riuscire a pensare gestire la la società. proposta di parificare la scuola privata alla scuola cattolica, di cui se ne sta parlando, cioè nel senso che lo Stato dovrebbe contribuire a dare dei contributi a una scuola di tipo clericale, invece che pensare che noi dovremmo avere una società di libero mercato in cui tutte le scuole potrebbero arrangiarsi e essere autosufficienti in base alle regole del mercato. Comunque, questa è la situazione. Noi abbiamo terminato per quanto riguarda la parte di Claudio. Chi vuole telefonare può intervenire allo 049 700 700 e daremo appunto le trasmissioni, tutte le telefonate in diretta. Il telefono è libero e si può proseguire. Io spero che abbiate capito perché noi ce l'abbiamo con i missionari e per che motivo e per cosa l'abbiamo con loro. Adesso lascio Francesco che deve fare un annuncio importante. No, Un beh, c'è attimo una solo. telefonata, posso anche darlo dopo, possiamo anche far passare la telefonata. Ciao Fulvi! Ciao, Ciao! il nostro affezionato ascoltatore. Ciao Mario, come. Ciao! Ciao. Ciao! Come Sì, no? sì.
ascolta, no, non vedivo niente di mai, no. Volevo solo che mi spiegassi a chi che serve sta trasmissione che si deve fare voi altri, perché mi sono vecchio, non capisco un cazzo, non importa, ma agli altri cosa che serve questa trasmissione? Me voglio spiegare, mica sono vostro nonno, certo. Come che so. Certo. E sì. Mi piace ascoltare così, perché le robe che mi non capisco niente, te ha capito? Vo capio. Però a qui che lavora la testa, diremo più fina, cosa lei che capirà? Ma serve anche a te la trasmissione? Perché ma tu l'hai ascoltata dire, e hai telefonato per chiedere cosa serve. No, e che vuol dire che si possono le domande? Mi spieghi, se mi voglio diventare pagano, mica vi ascolto, ecco, punto le domande, e non vi mando cagare un con no, niente. Caro Beppi, non è che tu devi diventare pagano, tu devi fare quello che ti senti tu di fare, tu devi continuare. La nostra trasmissione serve per far pensare le persone, e tu, Beppi, come qualunque persona, devi cercare la tua strada. Noi abbiamo trovato la nostra strada e troviamo delle cose che sono diverse, e queste cose le mettiamo in pubblico e gli altri decidono se possono usarle oppure no. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Irma, Vicenza. Ciao Irma. Ciao. Allora, a me serve questa trasmissione, vi ringrazio anzi. Grazie. E grazie. Mi dispiace di essere arrivata a 58 anni e certe cose non averle neanche mai sapute, perché ce le hanno sempre tenute nascoste. Allora, siccome io non sono una studiosa, non sono una che ha una cultura, non sono... Sono una persona come tante, no? Sì. Alla quale è stata inculcata una certa... Non è inculcata, perché io me ne sono liberata da tanti anni fa. Una certa concezione della vita. Le avevo capite queste cose, cioè che c'era solo marcio da quella parte, anche perché ti hanno sempre prospettato le cose in maniera che tu non possa ragionare e pensare. Certo. Ecco. Allora, io vi ringrazio e mi piacerebbe che queste cose fossero fatte nelle scuole, eccetera, ma finché la scuola italiana è solo una scuola professionale, perché la nostra scuola non è laica. No, non è laica. Purtroppo l'indottrinamento, visto che loro poi di tutte le altre religioni parlano solo di sette, la setta dei cattolici, purtroppo, il male l'ha portato in tutto il mondo e l'ha diffuso in tutto il mondo, e le radici di questo male sono... molto dure da essere sradicate. È vero. E continuate vero. Così. Grazie, Irma. Grazie. Ciao, grazie. Sì. Ecco. Sì, beh, no, c'è un'altra telefonata, se vuoi farla. No. Sì, la facciamo passare, visto che poi abbiamo più Pronto? Tempo oggi. Pronto? Sì? Grazie intanto per quel che per gli altri, no? È un ringraziamento e dopo grazie. Dato che voglio ricevere qualcosa da so se avete le pubblicazioni o sì. I contatti no abbiamo qualcosa anche il vostro indirizzo però non in diretta no io noi te lo diamo in diretta Pronto? Indirizzo non c'è problema se hai carta e penna prendi carta e penna sai allora per questo radioascoltatore Per questo radioascoltatore diamo per tutti gli altri che serve, diamo i nostri indirizzi in diretta. Dunque, noi inviamo un piccolo bollettino sì. di 4 fogli circa, che facciamo abbastanza spesso, e sono più o meno le nostre idee. C'è un po' di tutto dentro, perché, come abbiamo detto, i pagani sono diversi uno dall'altro. E allora, l'indirizzo è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53. Marostica. Se qualcuno vuole approfondire i temi di trasmissione, vuole scrivere direttamente a me, è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. E il numero di telefono è sull'elenco telefonico. Basta che mi telefonate dopo le 10, potete chiamarmi tranquillamente, insomma, non c'è problema. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Sì? Devi telefonare prima. Sì? Solo quella sta interrotta la telefonata. Non ti preoccupare. Pronto? Hai sì. preso l'indirizzo? Pronto? Sì. Pronto? 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 Ecco, mi vede telefona prima, solo questa interrotta sì. la telefonata. Lei si vuole soltanto ringraziarvi, no, di quel che fai gli altri, di una cosa molto importante, che non ho mai sentito una cosa del genere, insomma, lei mi è molto utile, no? Sì. Pronto? Ci vuole salga il mio indirizzo, se vuole mandarmi qualche pubblicazione che fai gli altri. Va bene, dacci il tuo indirizzo allora. Beh, mica sono metto in privato. Adesso, no? Sì, no, siamo in diretta. Però ti mettiamo in privato. Sì, però ve lo do non in diretta. Va bene. Sì. Senti, facciamo così, ci telefoni dopo la trasmissione. Ah, ok, va bene. D'accordo? Grazie. Ciao, grazie. Perfetto. Questo radioascoltatore ci ha chiesto di darci il suo indirizzo. Vabbè, lo ringraziamo. Sì, io volevo fare alcuni commenti sul discorso della trasmissione che abbiamo fatto. Qualcuno ha citato il discorso della setta. Difatti, la Chiesa Cattolica è la madre di tutte le sette, anzi è la setta delle sette, di conseguenza il problema è questo qua, cioè il discorso settario è nato col monoteismo e non certo col paganesimo, in quanto i pagani non hanno mai avuto bisogno di dividersi e di separarsi. E coglievo sempre l'occasione di questa trasmissione, ricordiamo che fra poco c'è la dichiarazione dei redditi, purtroppo, e che ci sarà anche da decidere di dove mandare l'8 per mille, insomma. Certo che fatica a darlo a questo Stato, che è uno Stato confessionale, che è uno Stato... Diciamo che fondamentalmente l'Italia è una parrocchia schiava del Vaticano. Comunque, cerchiamo di trovare un sistema alternativo di dare l'8 per mille e almeno di non darlo a loro. Pronto? Pronto? Ciao. Sono Marco. Ciao Marco. A proposito di Chiesa Cattolica, sì. cioè dire una setta naturalmente per i cattolici che ascoltano è un po', insomma, un po' dura da digerire e manda sì. giù, no? Però anch'io una volta facevo parte... Era un cattolico credente, fervente, eccetera. Poi quando ho sentito anche un po' la Chiesa dove si era rimischiata, storicamente, insomma, un po' gli errori che ha fatto, il Papa stesso ha chiesto scusa, no? Non sì, solo degli errori. Cosa sta preparando? Ma non solo degli errori, anche dei crimini che ha commesso, così almeno ho sentito dire. Certo. La Santa Inquisizione non l'ha inventata la Rivoluzione Francese, no? No. Beh, comunque, però io andrei un po' più alle origini dell'inizio di questa setta, dai, tanto per stare un po' in argomento vostro, no? Loro praticamente, il fondamento della religione cattolica è la persona di Gesù Cristo considerato divinizzata, no? Considerato Dio, sì o no? Sì, è la stessa sostanza del Padre. In sostanza Gesù Cristo, ecco appunto, perché la religione cattolica secondo me insomma ha avuto tanta forza, perché loro hanno creduto, almeno si sono convinti, non si sono, è una cosa storica, insomma il personaggio storico di Cristo non si può mettere in discussione, almeno così dicono loro. Seconda cosa, la Chiesa sostiene che Gesù Cristo, essendo figlio di Dio, era Dio, quindi la loro religione nasce non da qualche cosa di dubbio, ma credendo che Gesù Cristo la loro peculiarità è che Gesù, la religione cattolica nasce su una persona, non nasce su una convinzione, su una filosofia, su un qualche cosa certo. d'altro. Quindi loro hanno questa forma di credo quasi esasperato, io dico, hanno portato al massimo, perché per loro poi più diventano fanatici, più credono di essere nella ragione, non nella certo. religione, nella ragione. Allora le cose sono due, o hanno veramente ragione, no? Dico io. Mm. E allora si può attaccare sì fino a un certo punto, insomma, perché poi la persona è con questo tipo di criterio, no? O hanno torto, però io non vorrei parlare sul fatto se hanno torto, cosa può succedere, perché naturalmente abbiamo avuto 2000 anni di fregature se hanno torto a sostenere che Cristo era Dio, ma piuttosto vorrei solo dire una piccola impressione sul fatto se hanno ragione. Del fatto che Gesù Cristo, essendo stato un personaggio storico, sia anche figlio di Dio e quindi Dio. Voglio dire questo, se veramente avessero anche ragione, no, di aver fatto quello che hanno fatto, pur di difendere questo principio che è validissimo, io vorrei chiedere e fare una domanda a voi. Credete che Gesù Cristo, se adesso tornasse in terra, starebbe dalla parte del Papa? Ecco, questa è la mia domanda. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao. Marco. Marco ci fa un bellissimo quesito, io la risposta non ho dubbi, sarebbe dalla parte del Papa, senza problemi. Cioè, io
sto tentando anche di sfatare questa idea di un Gesù buono. Gesù era malvagio, non no, era ma non buono. È mai esistito un Gesù buono, cioè, nel senso che l'hanno inventato per la gente adesso, è per vendere un prodotto e logicamente adesso le persone hanno una capacità culturale. Vai. Dimmi. Scusatemi se intervengo. Diciamo che non entro neanche nella discussione della religione, perché secondo me la religione ha un inizio, tutte le religioni hanno un inizio. Il paganesimo, secondo me, non ha inizio, è già dentro all'uomo. Sì, è vero. Non so se rendo l'idea, sì, sì. Io mi sento dentro panteista, profondamente panteista. Certo. Cioè, io non lo so, specialmente da qualche tempo a questa parte, la materia che calpesto la sento in maniera tremenda, non lo so perché. Qualsiasi so cosa... Vedrai cosa ti succederà fra un po' di tempo. Ma quello che mi impressiona è che mi dà quiete questo. Non so se rendo l'idea. Ma... Non è che mi innervosisca, mi dà pace questo. Da tranquillità, sì. Questo avvicinarmi in maniera panteistica a tutto quello che mi sta attorno mi dà serenità, non lo so perché. E quindi non vado neanche a mettere in discussione determinati dogmi, determinate cose, perché hanno un'origine a livello grafico, a livello diciamo culturale, di quando sono incominciate determinati agli albori, non so, la voglia di scrivere, la voglia di fermare un qualcosa su un pezzo di carta che è già vecchio, stantio, mentre quello che hai dentro è sempre nuovo, esatto, è sempre vivo, è dinamico, mentre il resto è morto, è statico, lo scritto è fermo. Però abbiamo scoperto che dobbiamo scrivere, capisci? Sì. Ma è un bisogno, mentre dentro quello che è inesauribile non è lo scritto, è il verbo che abbiamo dentro. Certo. E ancora, io penso, nella mia proprio infima intelligenza, penso che addirittura ancora più dinamico del verbo sia il sentire, il guardarsi negli occhi, e ancora più in là il sentirsi vicini, anche senza vedersi. Non so se rendo l'idea. Costruire una relazione fra i divini che abbiamo dentro. Basta, l'hai detto. Questo, perché io penso che nel momento in cui riuscirò ad avvicinarmi alle persone o agli esseri, meglio, a tutto quello che mi sta attorno, in silenzio, questa è un'utopia forse, però io penso, sento che mi piacerebbe arrivare a questo livello. Vi saluto. Ciao, grazie. Ciao. Giampaolo ci ha detto esattamente cosa prova lui relazionandosi al mondo, e questo vale anche per Beppi, ma io sono convinto che Beppi si sia sempre relazionato col mondo in fondo. Sì, se lui è riuscito ad arrivare a 80 anni, 90 anni, lui, sì, vabbè, lui sicuramente ha un'immagine del Gesù, ha un'immagine cristiana, ma la sua immagine cristiana. Sì, l'ha deformata, l'ha adattata alle sue esigenze. Esatto, cioè... E questa è la cosa positiva, no? Ha fatto uno zombie, l'ha preso, l'ha svuotato, l'ha riempito di quello che vuole. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao? Sono da Novetà. Sì? Vorrei rispondere che ho Beppi, quello che ha detto, cosa serve. Sì, è un amico nostro, sì. Beppi, queste trasmissioni le serve per gli imbecilli, e te vedi quanti che ne è. Abbi pazienza, porta pazienza. Ciao Beppi! Ciao ragazzi! Forza Beppi allora! Ciao, e allora... Ringraziamo questo radioascoltatore, questo radioascoltatore che ci ha più o meno dato degli imbecilli, insomma. Va bene, dai, c'è anche questo nella vita. No? Sì, no, io, a parte questi interventi, alcune telefonate che logicamente si sentono giustamente feriti, d'altronde loro è un dio ferito ed è facile che uno venga ferito. Cioè, se uno parla a me del paganesimo, io non ne vengo ferito, posso dire la mia visione è diversa dalla tua, la accetto, non ne ho problemi, io rimango sulla mia posizione, però mi è utile parlare con te e sentire la tua visione. Certo che logicamente un Dio che è soltanto raffigurato come sanguinante e ferito può avere solo dei fedeli che si sentono sempre feriti dalle parole, ed eternamente feriti dalle parole saranno feriti anche nella vita, nel senso che la loro vita sarà una sofferenza e non una gioia. Difatti,
perché le persone non possono anche percepire queste cose? Perché partono sempre dalla numerazione delle cose. Alla fine i monoteisti hanno un Dio unico, hanno un unico Dio. Io ad esempio voglio citare qui Maffessoli, Michel Maffessoli, che è un autore francese, ha scritto diversi libri. Sì, beh, posso proseguire dopo sul discorso del numero. Pronto? 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 Ciao. Mi chiamo Luciana. Ciao Luciana. Non è che vi ascolti sempre, ma oggi avevo un po' di tempo, mi sono soffermata un poco di più. Grazie. Ascoltate, mi ha colpito molto il discorso di Cristo. Ecco, io non vi espongo le mie idee perché qua è lungo, insomma, non ha importanza. Volevo solo che mi faceste un po' chiaro, mi diceste... mi avete detto che Cristo è malvagio, vero? Certo. Sì. Ecco, bravi. Siccome io non sono molto preparata in queste cose, avrei piacere che deste una spiegazione più plausibile e diceste anche da che fonti avete attinto questa... No. Allora, o una vostra impressione. Sì. Luciana, abbiamo fatto delle trasmissioni. No, ma io casomai cercherò di dare una risposta un po' diversa. Guardate ragazzi, io metto giù perché sì, 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 rubare il telefono. Va bene. E comunque questa qua me l'ero segnata di dover rispondere al Cristo negativo. Allora, si possono fare due tipi di considerazioni sulle, diciamo, parliamo chiaramente di Cristo, che è negativo. Una la possiamo fare dal punto di vista teologico, possiamo prendere quello che ci dicono la Chiesa Cattolica o il monoteisti e dire Cristo è questo, benissimo, questa è una forma di rappresentazione e di discussione. Si può fare un altro tipo di discorso sul cristianesimo, cioè sulla figura del Cristo. La prendiamo dal punto di vista pagano, cioè i pagani bene, non hanno testi, non hanno dogmi, non hanno teologia, hanno soltanto delle immagini. Benissimo, un pagano vede l'immagine del Cristo, viene come viene raffigurata e come viene proposta. Allora, viene sempre proposta su una croce. Una croce che cos'è? È uno strumento, è un patibolo, è una condanna a morte, nel senso che la croce è come la ghigliottina, è come la sedia elettrica. Gli Stati Uniti non adottano certo la sedia elettrica come simbolo dello Stato, la Francia non ha usato la ghigliottina neanche al tempo della Rivoluzione Francese, i cristiani sì, si possono permettere che uno strumento di morte venga raffigurato e venga, venga coltivato come culto. Dal punto di vista dell'immagine, il Cristo è sempre raffigurato come moriente, cioè è morto, nel senso che è lì fermo, statico, ferito. Noi sappiamo che la condizione della morte è una condizione finale della nostra vita su questa terra, di conseguenza noi non abbiamo bisogno di vedere delle persone morte, abbiamo bisogno di vedere delle persone vive su cui ci possiamo uniformare. Un bambino che nasce, se avesse la madre morta, non avrebbe nessuna ispirazione dalla madre morta, perché non gli servirebbe di niente, ha bisogno di vedere uno sguardo, un comportamento, un atteggiamento, un suono, un movimento. Di conseguenza già il fatto di proporre una divinità morta, cadavere, esangue, scheletrica, ferita, non ha nessuna utilità. Il discorso fondamentale, ad esempio, che faceva anche Freud sul discorso del fatto che i morti vengano nascosti, vengano sepolti, e lui diceva perché c'era la tentazione o la voglia di toccarli, non è per questo, perché alla fine la putrefazione dei corpi va a contaminare e rende irrisperabile l'aria. Allora è giusto che i morti vengano cremati o che vengano sepolti in base alle proprie convenzioni religiose. Un secondo fatto, Cristo è sempre raffigurato con le mani ferite e con i piedi feriti. E noi sappiamo che una causa basilare della nostra esistenza è il movimento, cioè nel senso che noi siamo tutto movimento, in qualsiasi cosa noi ci muoviamo, noi possiamo parlare gesticolando, noi ci muoviamo con i nostri corpi, noi scontriamo con i corpi degli altri, li ammiriamo. Cristo ha un corpo che è crocifisso, è messo su una croce lì penzolante, in bella mostra, ha le mani che non le può muovere, le gambe che non le può muovere. Noi sappiamo che il nostro corpo vive perché c'è il sangue dentro. In Cristo vediamo che il sangue viene verso, viene buttato via, viene proprio tirato fuori dal corpo e si va a fare la festa del sangue. Basta pensare di quanto si parla. Noi sappiamo che i nostri organi per poter vivere bene devono essere degli organi sani o possibilmente che tendono a essere sani. Noi abbiamo il culto del cuore di Cristo che viene proprio estratto dal corpo. Vediamo un'altra telefonata. Sì.